aderito a questa iniziativa dell'ISAG, che è un'iniziativa che nasce con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ringrazio i signori relatori. Due parole sul motivo di questo incontro. Partendo dal titolo del convegno, Multi e bilateralismo, le opzioni della politica estera italiana. Come ben sapete, ci troviamo in una fase storica abbastanza complessa, e in particolare è complessa perché ci sono dei mutamenti globali dal punto di vista geopolitico. C'è una tendenza a mantenere, almeno dal punto di vista così culturale, forse anche analitico e speculativo, un riferimento a quello che era il bipolarismo. E lo abbiamo visto ultimamente per quanto riguarda la questione del dossier ucraino, infatti è tornato il discorso ad esempio della guerra fredda. Devo dire, più nell'ambito degli studi diciamo della scuola geopolitica e di politica internazionale anglosassone piuttosto della europea, però comunque è ritornato questo discorso. Quindi c'è questa tendenza, però c'è anche una tendenza che vede lo sviluppo di un sistema sempre più policentrico o multipolare, come si suol dire. Ebbene, allora, come si pone una potenza, una media potenza in questo caso come l'Italia, che ha una particolare posizione geografica, si trova al centro del Mediterraneo ad esempio, e sappiamo che il Mediterraneo, in quanto vicino Oriente in parte, è uno dei punti caldi del pianeta da qualche anno a questa parte. E quindi siamo qui per riflettere su questo punto. Come istituto noi abbiamo fatto alcune analisi, studiamo al nostro interno, sull'importanza di una sorta dell'opzione bilaterale. Però è anche vero che un'opzione bilaterale, e quindi spingere soltanto esclusivamente sul rapporto tra nazione e spazi continentali, invece diventa un po' problematico, perché non c'è quella massa critica per poter resistere o comunque dialogare con nazioni continente oppure su strutture geopolitiche, aggregati geopolitici su base continentale. Quindi bisogna un po' riflettere su questa opzione e rifletterla nell'ambito anche di alcune politiche multilaterali. Io ringrazio la Camera dei Deputati per averci offerto la sala, in particolare l'onorevole Andrea Colletti e l'onorevole Marta Gatti. Passo ora la parola al dottor Dario Cirati, uno dei direttori di programma del nostro istituto, il quale farà la moderazione. Grazie Presidente Graziani, possiamo direi da subito inaugurare i lavori di questa conferenza, di questo seminario che abbiamo deciso di impostare attraverso quattro aree tematiche nelle quali saranno affrontati i temi dell'oggetto di quanto poco fa esponeva il Presidente Graziani. Le quattro aree tematiche sono state concepite come momenti di discussione abbastanza liberi, perché agli interventi di alcuni dei relatori previsti si accompagnerà una forma di dibattito molto libera che si articola intorno, se così posso dire, a due gruppi di temi. Queste quattro aree tematiche abbiamo pensato di dividerle in due gruppi. Il primo riguarda proprio l'impostazione, per così dire, generale, concettuale della politica estera italiana. Parleremo inizialmente nel primo tema del ruolo del multilateralismo ieri e oggi per la politica estera italiana, per passare poi a una riflessione proprio sull'opzione bilaterale come tale, e questa sarà quindi, per così dire, la parte più di cornice di impostazione generale su circa la riflessione sulla nostra politica estera, per poi passare a due temi in cui verranno toccate due aree geografiche specifiche, quindi due, quasi a trattarsi di un case study sia nel primo che nel secondo caso, e cioè rispettivamente i rapporti con l'Est, in particolar modo con la Russia naturalmente, che è il principale attore
partito politico il più prossimo quantomeno all'Europa, ma con la stessa Unione Eurasiatica, un'organizzazione dal crescente rilievo geoeconomico e geopolitico di cui in Italia si conosce forse ancora abbastanza poco. E l'ultimo tema infine riguarderà uno dei cardini della stessa politica estera italiana da sempre, un vettore obbligato, cioè quello mediterraneo, il rapporto dell'Italia con i paesi del Mediterraneo. Comincerei quindi i lavori aprendo sull'opzione multilaterale della politica estera italiana, nella quale cerchiamo di capire come e in che misura l'azione multilaterale per l'appunto tutela gli interessi nazionali. Ricordo che l'Italia fa parte di 3 organizzazioni multilaterali di governance politica, che sono il Consiglio d'Europa, l'ONU e l'Unione Europea, oltre che di ben 13 organizzazioni multilaterali di governance economico-finanziaria, e mi limito a menzionarne qualcuno, dalla Banca di Sviluppo Asiatica, quella Africana di Sviluppo, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Mondiale, ovviamente l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, oltre naturalmente a 2 organizzazioni multilaterali che riguardano la difesa, cioè la NATO e l'OSCE, ben 3 organizzazioni multilaterali di tipo giuridico, cioè la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, la Corte Permanente di Arbitrato, e infine 3 organizzazioni multilaterali di ambito scientifico, cioè l'Agenzia Europea per la Valutazione dei Prodotti Medici, l'Agenzia Spaziale Europea e il CERN. Quindi l'Italia è molto inserita in un contesto multilaterale, cioè in un contesto dove gli interessi, diciamo, nazionali vengono discussi in una piattaforma assieme ad altri attori. Per capire l'importanza dell'opzione multilaterale ieri e oggi, do inizialmente la parola al ministro Luigi Mangas, del direttore generale delle questioni globali del Ministero degli Affari Esteri. Prego. Grazie. Grazie molte per avermi invitato a questo incontro. La riflessione che ho preparato per oggi pomeriggio è una riflessione che credo per certi versi può deludervi, perché io non mi occuperò di crisi nel senso classico, né parlerò del multilaterale e del bilaterale nel senso che credo sia quello al quale siamo abituati. Non parlerò di ISIS, non parlerò di Libia, di Ucraina, di nessuna di queste cose. Spero però di sviluppare un ragionamento che possa suscitare il vostro interesse. E lo faccio volentieri sotto l'occhio attento di Giulio Terzi e di altri colleghi che sono qui, con i quali ho lavorato. Lo faccio volentieri perché credo che dobbiamo esprimere la consapevolezza di un aggiornamento da parte nostra del mondo nel quale viviamo. Multilateralismo e bilateralismo. Per molti anni si è pensato di attribuire una preferenza all'una o all'altra opzione, addirittura nella formazione dei funzionari diplomatici e nella loro assegnazione ai singoli uffici. Alcuni venivano considerati multilateralisti per il percorso professionale che li portava spesso ad andare a Bruxelles, a Ginevra, a New York, invece i bilateralisti concentrati sul rafforzamento dei rapporti con determinate regioni o con determinati paesi. Questa visione era, in parte ancora è, per alcuni il diretto risultato della situazione internazionale, che dal dopoguerra agli anni della ripresa economica ha visto riaffermarsi il ruolo delle grandi organizzazioni internazionali, fino al G7 e alle più decisive tappe del processo di unificazione europea. Ma oggi i nuovi stati in cui è entrata la globalizzazione, le sfide che essa ci presenta, ci impongono una visione necessariamente che deve andare oltre quella bilaterale o multilaterale. Queste due scelte sono in fondo ormai delle false alternative. Nonostante le immagini e le notizie che i media ci presentano quotidianamente, quindi ci
chiedono di prestare attenzione alle crisi, che richiedono un ragionamento geopolitico, che richiedono lo sviluppo di una strategia di sicurezza. Bisogna guardare ancora più in fondo. Dobbiamo andare a guardare perché queste crisi si scatenano. E gli argomenti che io vorrei discutere con voi questa sera si trovano alla radice di queste tante situazioni di crisi. Certo, queste crisi si ramificano ciascuna in una propria direzione e in uno specifico suo loro contesto, ma tutte originano attorno ad uno stesso tronco di grandi questioni globali, di grandi aspettative non soddisfatte. Ambiente, energia, migrazione, il concetto stesso di sostenibilità, sono questi i grandi temi trasversali che è necessario oggi affrontare sia nei grandi fori internazionali, sia sul campo nelle relazioni che l'Italia intrattiene con i singoli paesi, grazie alle sue missioni diplomatiche, alle sue imprese, a volte anche alla sua comunità residente. Questo va ben al di là di una sola azione politica e di sicurezza. Da qualche anno abbiamo scelto di adeguarci a questo nuovo contesto globale, riformando lo strumento con cui esprimiamo la nostra politica internazionale, uno dei principali strumenti, cioè il Ministero degli Esteri, e dotandolo di una direzione generale che abbiamo chiamato, il nome è un po' lungo, per la mondializzazione degli affari globali, quella che attualmente è diviso. Ho impiegato un po' di tempo a capire la differenza fra il mondo e il globo, l'idea è espressa però bene, cioè quando diciamo mondializzazione ci riferiamo a un contesto geografico, quindi è una direzione generale che ha la responsabilità di curare i rapporti con ben 118 paesi, l'America Latina, l'Africa subsahariana, l'Asia e l'Estremo Oriente, paesi che abbiamo anche individuato, diciamolo, credo che è stato questo il ragionamento, come paesi che non, dove non si verificano delle crisi, o meglio, delle crisi che possono incidere direttamente, immediatamente su di noi, dove pure invece le crisi ci sono e incidono e come, da saper vedere il movimento. L'espressione invece affari globali è affari globali nella parte del suo significato economia, società e aspetti tecnici. Quindi abbiamo la responsabilità di una cinquantina di organizzazioni internazionali, l'OMC, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, l'OCSE, l'AIE, l'ICAO e diversi altri, G7, il processo G7, il processo G20. Il nostro sforzo consiste nell'integrare l'agenda bilaterale con quella multilaterale. Significa che quando andiamo nei fori multilaterali, penso spesso a OCSE, dove noi contribuiamo con delle idee e impariamo anche molto, e andiamo tutti quanti professando dei bei modelli di comportamento, se ci comportassimo tutti come professiamo di fare in ambito OCSE oppure spesso in diversi ambiti delle Nazioni Unite, credo che avremo meno ISIS, avremo meno scontri, tensioni sulle frontiere a est o nel Mediterraneo. Lo sforzo sta appunto nel attenerci a questi modelli a livello nazionale, ma questa non è responsabilità del Ministero degli Esteri, a livello internazionale, e questa è una preoccupazione del Ministero degli Esteri. Cioè noi nel nostro rapporto con i paesi, con gli altri paesi,
dobbiamo far vedere che siamo portatori di quei valori che andiamo professando nei fori multilaterali, che lo siamo davvero. Questa è l'affermazione di principio. Abbiamo sviluppato alcuni filoni di impegno della nostra azione per tradurre in termini concreti questa affermazione di principio. Parliamo in ambito UE insieme a altri due paesi, la Germania e i Paesi Bassi, di diplomazia preventiva, di un approccio, un comprehensive approach, perché diciamo che dei temi in apparenza tecnici, e che effettivamente sono molto tecnici, come l'ambiente, l'energia, le stesse migrazioni, debbono essere oggetto di una riflessione ampia, di una riflessione che possono fare i ministri degli esteri insieme ai loro colleghi, perché debbono essere affrontati guardando nel lungo periodo e guardando, con l'esempio dell'immigrazione, anche oltre le nostre frontiere. Cioè, il problema dei naufragi, le tragedie che sperimentiamo in mare nel Nord Africa, vanno affrontate come abbiamo fatto, ma vanno anche affrontate con una strategia di lungo periodo, e quindi c'è la necessità di guardare a sud del Sahara. C'è la necessità di andare a stabilizzare quelle aree o evitare che la destabilizzazione peggiori il territorio. E quindi dobbiamo fare in modo che i nostri interventi di sicurezza in Centro Africa, il nostro dialogo politico, penso al Corno d'Africa, che la nostra collaborazione economica, quella di cooperazione pure allo sviluppo, le iniziative anche culturali, mirino tutte allo stesso scopo, cioè appunto la stabilità di quelle aree. Fa star bene quella gente. Entro ancora più in concreto. Abbiamo chiesto e ottenuto che l'Agenzia Internazionale per l'Energia dedicasse il suo primo rapporto in assoluto all'Africa subsahariana. Lo ha fatto presentando recentemente il suo output. Da questo rapporto emerge un'idea molto interessante, di cui gli africani sono consapevoli, molti africani lo sono, e di cui ancora molti di noi italiani forse siamo consapevoli di tanti altri, molti di noi non lo sono. E cioè, non dobbiamo guardare all'Africa subsahariana soltanto come fonte per i nostri approvvigionamenti, cioè soltanto sotto il profilo della nostra sicurezza energetica, ma dobbiamo guardarla sotto il profilo della stessa sicurezza energetica africana. In Africa ci sono 600 milioni di persone che non hanno elettricità. L'elettricità oggi è importante quasi quanto il pane. Non avere elettricità significa inurbamento selvaggio. Non avere elettricità significa creare poi dei vuoti nei quali, attraverso diversi fenomeni tra di loro collegati, si inseriscono forme di estremismo, si inserisce Boko Haram e si inseriscono altri fenomeni di questo genere. E anche ISIS non è una cosa molto diversa, se uno va a esaminare i luoghi dove ISIS è nato. Un'ulteriore linea di attività della nostra direzione generale del Ministero riguarda quello che stiamo cercando di definire come la politica estera per la sostenibilità. L'idea è abbastanza semplice, prendiamo esempio dalla responsabilità sociale di impresa. Abbiamo cominciato a ragionarci,
mettendo insieme lo stesso tavolo diverse espressioni italiane che stanno lavorando molto su questi aspetti, cioè sia le amministrazioni centrali, sia le aziende, le imprese, sia l'Accademia e centri di ricerca. È la prima volta che questo accade e lo abbiamo fatto perché riteniamo che sia un valore, che sia un'attività da valorizzare e che sia un'attività che deve contraddistinguere la nostra politica estera. Cioè, attraverso, non entro poi nel dettaglio della sostenibilità perché è complicato, ma se noi della nostra politica estera diciamo che siamo portatori dei valori di sostenibilità, in realtà siamo, ci teniamo a tenerci e promuovere dei modelli di rispetto di specifici diritti individuali. Cioè non andiamo solo nelle varie commissioni a dire è importante il rispetto dei diritti umani. Noi diciamo, noi ci comportiamo in un certo modo e questo certo modo è rispettoso dei diritti umani. Scusate, c'è un paragrafo che è rilevante per questo nel mio testo. Ed è questo, un episodio drammatico come è stata l'anno scorso la tragedia del Rana Plaza in Bangladesh con oltre 1000 morti, ci mostra che oggi le reazioni del pubblico a un certo stile di attività produttive hanno un impatto globale dirompente, con effetti che si ripercuotono immediatamente fino ai livelli più alti dell'arena internazionale. Il mondo globale significa anche una percezione delle crisi e delle difficoltà che non si aveva quando il mondo non era globale. E c'è una, e questo è espressione di democrazia, espressione di una sensibilità che un tempo le cancellerie non avevano. Esteri e trovare delle soluzioni rispetto a una crisi determinata. Bisogna muoversi quotidianamente nel lungo periodo per affermare dei modelli, ripeto, degli stili di vita che vadano incontro alle esigenze di tutte le popolazioni, di tutte le, e delle nostre aspirazioni culturali, etiche. Come vi dicevo, la mia direzione generale si occupa di 118 paesi, non tutti vengono considerati certamente strategici dal grande pubblico, perché appunto non si sente sempre parlare di loro sul giornale. Ma bisogna guardare meglio e allora ci si accorge che è lì che si presentano dei mercati immensi, basta guardare l'Asia, l'America Latina. Questa nostra attività è un'attività, direi, funzionale all'obiettivo di una stabilità mondiale, ma è anche funzionale e corrisponde a un nostro interesse nazionale, certamente, cioè quello di affermare le nostre imprese. Le nostre imprese, penso molto alle piccole e medie imprese che tanto sono importanti per la nostra struttura economica, non sono presenti su quei mercati, sono presenti in Italia, sono presenti in vicini che sono sacri ed è impressionante, per esempio questo dato, noi esportiamo in America Latina, in tutta l'America Latina, dal Rio Grande fino alla Terra del Fuoco, 14 miliardi di euro, mentre in Germania ne esportiamo 40 miliardi di euro. C'è un problema, ma è anche
anche un dato molto incoraggiante, perché vuol dire che c'è parecchio da fare, c'è un potenziale immenso. I dati rispetto all'Asia sono abbastanza simili. Io credo di avere così detto quello che mi interessava dire e di esprimere quello che noi sentiamo e riteniamo di dover fare quando sentiamo parlare di sfide globali e quando sentiamo parlare della contrapposizione bilaterale e globale. Ripeto, il saper dialogare su temi globali, come stiamo cercando di fare, è anche un modo per accreditarci meglio rispetto a questi 118 paesi. Sono 118 paesi dove magari non siamo mai stati, in alcuni casi. L'allora ministro Terzi ebbe il grande merito di aprire con diverse visite, di farci conoscere con diverse visite in molti paesi asiatici dove non eravamo mai stati o dove eravamo stati 20 o 30 anni fa soltanto. E allora per recuperare terreno rispetto a questi paesi non è soltanto, non dobbiamo presentarci con la valigia del commesso viaggiatore per dire adesso siamo in difficoltà, ma dobbiamo intrattenere con questi paesi un dialogo che è politico innanzitutto e che è un dialogo che deve servire a costruire un linguaggio con questi paesi nuovo sulle sfide globali, quelle che vi ho detto, per esempio l'ambiente e l'energia, perché sono questi paesi protagonisti sui temi globali dell'energia, dell'ambiente e delle stesse migrazioni. È molto incoraggiante, per esempio, che sia stato raggiunto recentemente, in termini sia pure estremamente di principio, l'impegno Cina-Stati Uniti per la lotta ai cambiamenti climatici. È segno di un cambiamento importante, un cambiamento di rotta che toglie a quella parte dei paesi occidentali ed è una parte importante che usa l'argomento ma è inutile che facciamo qualcosa tanto chi inquina più di noi non fa nulla, toglie questo argomento, fa venire meno questo argomento ed è anche un incoraggiamento per quei paesi invece in via di sviluppo emergenti che seguiranno prima o poi l'esercito della Cina. Quindi fermo su questa nota, diciamo, positiva di incoraggiamento, i problemi sono tanti, ma quelli li affrontiamo una volta. Grazie. Ringraziamo il ministro Maras che se non altro ha avuto da subito, entrando in media stress, il merito già di squadernare un po' quella quadripartizione che avevo annunciato all'inizio, cioè multilaterale. perché è chiaro che da un punto di vista concettuale occorre esplicare la differenza tra multilateralismo, cioè presenza all'interno di istituzioni internazionali, e opzione bilaterale, ma nel suo intervento credo sia emerso in modo molto chiaro come questa contrapposizione, diciamo, non abbia più ragione d'essere nella prassi e proprio nel tentativo di conciliare multilateralismo e bilateralismo attraverso una serie di punti chiave come la diplomazia preventiva, questa ispirazione alla responsabilità sociale dell'impresa e non da ultimo quello a cui accennava, cioè la capacità di accompagnamento. Prego. Mi scuso, non vorrei essere frainteso. Multilateralismo e bilateralismo non hanno ragione d'essere nell'ottica che ho detto. Sì, no, ho detto la contrapposizione. Nell'ottica che ho detto, invece su altri, in altri aspetti, sotto, con altre chiavi sì che hanno una loro ragione d'essere. E